notizia finché non c'è piena chiarezza di quello che è successo all'interno delle banche. Sono arrivati ad Arezzo anche dal Veneto per sostenere i risparmiatori azzerati della vecchia Banca Etruria, scesi venerdì mattina nuovamente in piazza. Noi abbiamo perso diversi miliardi di soldi sudati, perché la Toscana come il Veneto sono territori di risparmio, di gente che pensa a domani e anche a dopodomani. E quindi abbiamo perso soldi veri, soldi buoni, soldi che servivano a noi e alle nostre famiglie. Una nuova manifestazione dell'Associazione Vittime del Salvabanche a quasi 3 anni di distanza da quel 22 novembre 2015, quando a seguito dell'applicazione del decreto i risparmiatori videro andare in fumo i propri risparmi. 3 anni molto tristi, diciamo proprio tremendi, perché fra la rabbia che ci hanno rubato i soldi, fra lo stress, la fatica, le spese, sono stati anni brutti. Siamo qui perché il governo che ci ha promesso in 2 anni e mezzo, che ci ha affiancato in tutte le manifestazioni che appena andavano al potere avrebbero risolto il nostro problema, vorremmo un incontro a Roma, ben chiaro, e lo chiederemo, specifico, perché a questo punto vogliamo sapere realmente se sono in grado di completare i rimborsi a chi ha avuto l'80%, di continuare a rimborsare chi sono gli arbitrati e di definire come rimborsare anche gli azionisti. Il corteo è partito dalla sede storica dell'ex Banca Etruria di Corso Italia per arrivare al Palazzo di Giustizia di Arezzo, dove si è celebrata una nuova udienza del processo per il crack dell'istituto di credito. È stato il turno delle difese di 2 dei grandi imputati, Luca Bronchi, ex direttore generale di Banca Etruria, e Giuseppe Fornasari, ex presidente. Entrambi avevano scelto la strada del rito abbreviato. Il procuratore Rossi comunque ha aperto queste indagini, occorre vedere come verranno concluse, ma anche se i responsabili del default di Banca Etruria venissero condannati, il problema che ha causato l'azzeramento di tanti risparmiatori rimarrebbe quello che è, perché gli organismi di controllo non fanno il loro lavoro.